Buongiorno, piove, sembro un pescatore. Bonjour. Attraversiamo la porta di Santiago. Così e piove. Da una parte forse è meglio perché oggi ci sono da fare 1200 metri di dislivello. Bisogna arrampicarsi sui Pirenei, quindi se non fa troppo caldo è meglio. Va bene, si inizia. Ciao ciao San Giovanni. Andiamo. La prima tappa è da Saint-Jean-Pied-de-Port a Roncisvalle. Sono previsti 1200 metri di dislivello. E ieri sera mi hanno detto che i primi 8 km sono i più terribili. La maggior parte dei dislivelli infatti si fa in questi 8 km iniziali. Non so se rende l'idea della pendenza. Ciao. Piove forte, ma si sta da Dio. Paesaggino niente male. Hola, bonjour. Buongiorno. Primi 5 km fatti, poco più di 5 km. Sono credo a Junto, qualcosa del genere. Pausa, bere. L'ultimo chilometro si è abbastanza impennato, devo dire, è fattibile almeno per me. Si è trasformato improvvisamente in Silent Hill. Primi 8 km andati, quelli che le guide definivano i più duri, sono stati mediamente duri. Diciamo che per fortuna sono allenato e poi grazie alle mie due lauree conseguite con il massimo dei voti. Citazione. Diciamo che me la sono cavata abbastanza bene. Come vedete, in questo momento sono completamente da solo nel nulla, in mezzo a una nuvola. Si vola. Lì c'è una mucca che gioca a nascondino. Beccata. Buongiorno, per Roncisvalle? Dritto? Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Qua raccolgo una pietra che poi mi servirà più avanti sul cammino. Siamo a 10 km da Saint-Jean-Pied-de-Port e a 1000 metri di altitudine e qui è così, il paradiso. Sono arrivato alla statua della Vergine che è laggiù. Io dovrò proseguire di qua, sono a 1100 metri. Adesso fa particolarmente freddo, mi mancano 300 metri di dislivello, però sto benissimo. Non so se ci rendiamo conto che questo è quello che farò per un mese. Camminare, camminare e camminare. Sta diluviando! Sono completamente zuppo! Nonostante il poncho! Terribile adesso!
le gambe fradicie. Ho trovato un furgoncino, mi sono comprato un pezzo di formaggio per 2 euro, ma non mi fermo troppo a mangiare, anzi mangio camminando perché voglio arrivare il prima possibile, perché adesso fa veramente freddo. Mi mancano una decina di chilometri, ancora 4-5 di salita e poi è discesa. Qui è decisamente cambiato il paesaggio, boschi e ghiaia, fango. Manca poco. Si entra in Navarra. ...1430 metri. Questo è il punto più alto della tappa di oggi, forse di tutto il Cammino di Santiago, non ne sono sicuro. Da qui inizia la discesa per Roncesvalle. Laggiù si intravede Roncesvalle. Almeno si intravedeva fino un attimo fa. Sono innamorato già di questi posti. Lo sentite questo rumore? Esatto, è il rumore del richiamo primordiale e ancestrale della natura. Io divento matto quando vedo certe cose, certi posti. Anche loro immobili e rapiti da questa natura. Arrivato a Roncesvalle, enorme. Questo è un luogo storico che nel Medioevo è stato importantissimo. Sono arrivato all'albergue municipale di Roncesvalle, ma è ancora chiuso fino alle 2:30, quindi un'ora. Avrei voluto subito togliermi i vestiti bagnati di dosso, ma non posso, quindi adesso vado al bar e quantomeno mi tolgo i calzini bagnati. Allora, questa è la mia camera dove dormirò questa notte. Io inizialmente ho prenotato nell'albergue municipale di Roncesvalle, ma è chiuso, quindi dirottano i clienti negli altri 2 alberghetti. Sono alla posada e mi hanno dato questa camera bellissima. Adesso mi tolgo tutta la roba, mi asciugo perché sono fradicio e ho freddo e poi mi riposo un'oretta. Ovviamente, come ho finito di camminare, è uscito un sole splendido, infatti si sta benissimo adesso. Sono in pantaloncini di infradito. Esta iglesia es la primera iglesia enteramente gótica de España. Bene ragazzi, dopo aver fatto il tour della collegiata della chiesa di Roncesvalle, che è stato molto interessante, e dopo una cena fantastica con 2 signori spagnoli e 2 signori di Santiago del Cile, direi che questa giornata si conclude qua. Adesso mi chiudo
in stanza, anche perché fa particolarmente freddo, per cui il primo giorno vero e proprio sul Cammino di Santiago si conclude. Noi ci vediamo domani, iscrivetevi al canale. Ciao!